E bella proprio YouTube, qui vi sono benvenuti in questo nuovissimo video su redstoneair.com. È da tantissimo che non vi faccio vedere il mio plot principale, perché sì, in questi giorni l'ho cambiato parecchio. Quindi, vediamo subito. Innanzitutto ho reso operativa questa posta, quindi se volete inviarmi qualche messaggio basta che inserite qua il vostro messaggio e si accenderà la luce indicando che per l'appunto ho qualcosa da leggere. Qua subito c'è una nuova new entry, diciamo così. È la smallest 4x4 piston door, è stata realizzata principalmente da Voodoocraft, poi abbiamo aiutato un po' Brubri ed io a compattare l'ultimo pezzo perché non funzionava. In poche parole, in realtà sono stato abbastanza inutile perché Brubri ha sistemato in un altro modo e quindi ho speso tempo per nulla. Comunque sul secondo canale potete vedere il mio fail mentre stavo cercando di costruire questa porta, quindi se siete interessati sapete dove cercarlo. Comunque ve la mostro in funzione, ecco qua, molto semplice, il bottone è qui come dice il cartello perché nessuno lo vedeva, perché essendo sopra all'observer non si nota. Non badate, magari ogni tanto si possono creare questi ghost block, ma sono dei blocchi fantasma, basta premere col tasto destro anche senza nulla in mano e si fissano tranquillamente. Perfetto, passiamo ora al prossimo circuito, anzi direi ai prossimi circuiti, esattamente. Mi sono dato un po' alla pazza gioia su questo tipo di porte nascoste che ho chiamato Hidden Slab Staircase. Questa è la più piccola al mondo, ho controllato su YouTube, ho chiesto in giro e non è penso neanche possibile farla più piccola. In poche parole, noi avendo una scala verso l'alto in questo modo fatta di slab e dopo premendo un classico bottone si apre una scala esattamente al contrario. Era appena uscito il video di Emerald, quello dove mostrava il sistema di smistamento, e mi è venuto in mente che stavamo lavorando a un passaggio segreto in questo smistamento, non vi posso spoilerare altro. Fatto sta che c'era una scala di questo genere e dovevo farci un passaggio segreto. Però mi sono detto, sì, un passaggio segreto sarebbe bello rendere doppio input, ovvero possibile ad aprirlo sia con un bottone oppure con un qualsiasi altro input, per esempio premere su un not block oppure roba del genere, tirare una leva, mettere un oggetto in una cassa, ma anche avere una torch key, in questo modo qua. Quindi, dopo tanto tempo di prove, sono riuscito a creare la mia prima versione, che non è in questo plot perché era veramente abbastanza grande, anzi ve la mostro subito. Ecco, questa era la mia versione, sempre con la torch key e anche con l'apertura a bottone dietro per il ritorno, diciamo per rientrare dentro. Però il problema è che avevo troppi layer, cioè guardate, questo livello qua più in basso era utilizzato solo per 5 blocchi e quindi era un po' inutile aggiungere volume di 16 per semplicemente 5 blocchi. Quindi mi sono dato da fare insieme a MDP e abbiamo realizzato questo prototipo che toglieva per l'appunto il layer sottostante, creando così una porta anche molto carina da vedere, se non fosse per un blocco che ogni tanto fa il birichino qua sotto, però comunque è carina, dai, ci può stare, e poi con un bottone comunque si può di nuovo riaprire. Da notare che la chiusura è veramente molto veloce, cioè la chiusura che è questa, è veramente molto veloce, quindi è un pro a favore di questa porta. La seconda porta invece è questo modello qua, che è stato realizzato principalmente da Voodoocraft e dopo il layout l'ho aiutato io a sistemarlo perché aveva dei piccoli problemi. Comunque questa porta, come la precedente, si apre. L'unico problema è questo blocco, cioè sì, è più piccola, ma questo blocco è ritardato, letteralmente. Cioè guardate, apre e questo qua dice, ah, mi alzo anch'io. Vi spiego anche subito il motivo, perché qua dietro c'è un pistone che stende questo observer che con la freccia verso l'alto, e prima c'era il pistone che guardava, guardate, adesso vi mostro. Vedete, questo qua era giù e dopo questo qua si estende. Purtroppo è l'unico modo per far utilizzare lo stesso blocco a due pistoni, ovvero darlo prima uno e poi l'altro e non insieme. E siamo riusciti a fare solo in questo modo. Comunque devo ammettere che sia con bottone sia con torch key funziona abbastanza bene e anche relativamente veloce. Il problema per l'appunto che era questo blocco che mi scocciava tantissimo, e quindi proprio qualche oretta fa mi sono messo a realizzare un mio prototipo con le stesse dimensioni. Infatti questo è lo smallest torch key input hidden slab staircase realizzato solo da me, che praticamente è un modello che unisce sia il primo che il secondo, diciamo la tempistica del primo e invece il volume del secondo. È molto carino, è una via di mezzo fra il sincronizzato e non, cioè almeno come vedete anche qua c'è lo stesso giochetto dell'ultimo blocco, però non ci potevo fare altro perché era l'unico modo. Però nella chiusura devo ammettere che è molto bello anche esteticamente. Personalmente amo questo layout perché l'ho creato da solo, anche se è molto più dispendioso a livello di observer. Quindi oggi mostrerò il tutorial di questi tre modelli. Quale volete vedere per primo? Beh, qua adesso sullo schermo appariranno i minutaggi del primo, del secondo e del terzo. Quindi se volete saltare direttamente al tutorial, beh, guardate quel minuto nel video. E io invece inizierò sempre dal primo, ovvero quello creato insieme a MDP.
Per creare questo circuito ti serviranno 6 blocchi solidi, uno slab diciamo per il circuito, 3 dropper, 8 observer, 9 sticky piston, 3 redstone wire, 2 ripetitori di redstone, 10 slab per l'estetica, 9 blocchi semplicemente ornamentali per non mostrare il circuito, 8 blocchi funzionali, ovvero quelli che si vedono effettivamente dall'esterno, e un bottone. Quindi iniziamo subito con il tutorial. Prendiamo uno slab e 6 blocchi da costruzione. Scusate se il volume è leggermente più basso in questo momento, ma ho dovuto allontanare un pochino il microfono perché sentiva la mia aria. Oh, salutiamo. A proposito, devo ringraziare l'iscritto che mi ha aiutato a creare il tutorial. Il problema è che adesso non posso eseguire i comandi perché ho disabilitato la chat e non posso vederlo. Spero che ci sia qui, vediamo se c'è. Andre Stab. Quindi iniziamo subito piazzando i blocchi. Allora, calcolate che questi due sono i blocchi dove finisce la scala, anzi vi mostro subito così almeno avete un punto di riferimento su dove costruire. Questi due blocchi sono questi, ok? Quindi se prendete in considerazione la scala è il terzo scalino, quindi andando giù di due blocchi c'è quel blocco da costruzione. Quindi prendete come riferimento quello per costruire tutti i vari tutorial, 1 e 2. Successivamente facciamo una piccola scaletta che va verso il basso e poi qua dietro altri due blocchi come se fosse una scaletta un pelino più allungata. Successivamente mettiamo uno slab di fianco per creare un ponte anche da questa e in diagonale mettiamoci un blocco da costruzione. Perfetto, passiamo al secondo passaggio. Ci serviranno 3 dropper. I primi due vanno messi qui sotto di fianco allo slab, è lo stesso, la direzione è indifferente, e invece il terzo va messo qua fra lo slab e blocco in diagonale. Passiamo oltre, ci servono 8 osservatori. Il primo lo piazziamo sopra il dropper singolo e successivamente ne piazziamo uno che guarda questo observer appena piazzato, in questo modo qui. Mettiamo due sopra agli altri due dropper e uno che guarda questo blocco singolo. Mettiamo il sesto in questa posizione qui di fianco agli altri due e sotto al blocco che prima era singolo ne mettiamo uno in questa posizione qui e uno che guarda appena sopra. Tutto ok? Tranquilli, sembra difficile ma gli altri lo sono ancora di più. Passiamo oltre, prendiamo 9 sticky piston in questo modo qui e ne posizioniamo 2 sopra questi due observer, altri 4 in questa posizione qui qua dietro in modo che si crei alla fine questa scaletta che inesistente in realtà non serve a niente, ne posizioniamo uno qua sotto che è quello che fa funzionare la torch key, ne mettiamo uno qua sopra e dopo dove avevamo messo questo observer che guarda il nulla ci mettiamo un pistone in questo modo qui che lo spinge. In teoria dovrei aver finito con i pistoni, giusto? Sì. Passiamo oltre, ci servono 2 ripetitori di redstone e 3 filamenti di redstone. Primi 2 filamenti di redstone li mettiamo qua dietro sulla piattaforma che si era creata e l'altro lo mettiamo qua sullo slab. Qua ci va un ripetitore A1, mentre qua ci va un ripetitore A4. Infine prendiamo 10 scalini, 9 pezzi di vetro, 8 blocchi, un bottone. Innanzitutto mettiamo il vetro come supporto, quindi 1, 2, 3 e 1, 2, 3 anche dall'altra. Poi ne mettiamo uno qui in questa posizione e altri due in questa posizione qui. Anche se questo potremmo metterlo solido effettivamente, ma comunque non è indispensabile. Gli 8 blocchi solidi li mettiamo in questa posizione qui e in questa posizione qui. E dopo le 10 slab ne mettiamo 8 in questa posizione qui e 2 qua sopra i filamenti di redstone in modo da nasconderli. E ci manca solo il bottone da posizionare su questo dropper qui che ci guarda con la faccina molto felice. E infine possiamo vedere che il nostro circuito funziona correttamente. Eccolo qui. Ed è così fatto il primo circuito. Quindi ora passiamo al secondo. Il secondo circuito, ovvero quello realizzato in collaborazione di Voodoocraft, ci serviranno i seguenti materiali. Un blocco di input, 6 blocchi solidi da costruzione, 8 observer, 2 filamenti di redstone, un ripetitore, 2 pistoni, 10 pistoni appiccicosi, 9 blocchi da costruzione che si vedono anche all'esterno e 4 slab, infine il bottone di attivazione secondario. Infatti questi qua sono tutti realizzati per avere la torch key, non per avere un bottone. Però metti caso che dall'interno non puoi fare la torch key perché sei rimasto chiuso dentro, il bottone potrebbe essere sempre utile. Iniziamo subito. Come primo passaggio ci serve un blocco di input e 5 blocchi da costruzione normali. Come prima facciamo questi due blocchi di riferimento che sono gli stessi di prima, che servono questi due così almeno abbiamo tutto un riferimento stabile. Poi a distanza di uno ci mettiamo il blocco di lime. Successivamente da questo blocco ci allontaniamo di uno e posizioniamo un blocco qui sotto in questa posizione qui e facciamo una piccola scaletta sempre verso il basso in questo modo come se fosse per l'appunto una scala. Ci servono 8 osservatori. I primi 4 direi di piazzarli sotto ai due blocchi di riferimento che stiamo utilizzando, 2 da una parte e 2 dall'altra in questo modo.
poi ne posizioniamo uno di fianco all'input che guarda verso il basso e sempre dall'altra parte dell'input una parte che guarda verso l'esterno del circuito. Quando intendo guarda mi riferisco alla faccina, cioè volete ammettere, guardate che bella la faccina. Un altro osservatore lo mettiamo qui che guarda il blocco di riferimento a destra, inoltre l'ultimo lo mettiamo che guarda verso il basso. Passiamo oltre, ci servono due pistoni normali e 10 pistoni appiccicosi, che ovviamente quelli normali potrebbero essere appiccicosi, però se è altamente inutile. I due pistoni li mettiamo qua sotto ai pillar di riferimento, chiamiamoli in questo modo, uno da un lato e uno dall'altro, entrambi posti al centro che quando sono estesi attivano le due colonne. Come prima mettiamo un pistone appiccicoso per fare il torcichi e un altro in questo modo qui, e ne mettiamo uno dove punta questo observer, in questo modo qui. È un po' complicato, però tranquilli riuscirete. Dal blocco verde c'è questo osservatore che guarda il nulla e successivamente punta in questo sticky piston. Ok, ci siete? Ok, perché adesso bisogna coprirlo, è per quello che ve l'ho fatto notare per bene. E poi sopra i pistoni normali ne mettiamo 4 appiccicosi in questa posizione qui. Inoltre un ultimo pistone sotto a questo osservatore qui che vi avevo mostrato e vi ho fatto notare molte volte di fianco al blocco verde. Ok? Ci siamo riusciti? Prendiamo due filamenti di redstone e un ripetitore. Il ripetitore lo posizioniamo in questa posizione qui a 4 tick di ritardo, un filamento in questa posizione qui e un filamento in questa posizione qui, sotto diciamo nella cava che si era creata. Siamo ora all'ultimo stage, prendiamo un bottone, un blocco da costruzione di lana, 9 blocchi di costruzione estetica e altri 4 slab di costruzione estetica. Inoltre mi sono dimenticato i due vetri, non mangiatemi, ma non è importante, ok? Avete visto, vedete che c'erano i vetri? Ve l'avevo detto. Ok, innanzitutto posizioniamo i due vetri in questa posizione qui, mettiamo i primi 4 blocchi di quarzo in questa posizione qui, gli altri 4 sempre qui sotto, mettiamo anche il nono in questa posizione qui per formare una L al posto del pistone del torch key. E sopra ci mettiamo un 2 3 4 slab. Infine ci manca solo il bottone da posizionare in questa posizione qui, e come avete notato qua dentro c'era un blocco. A cosa serve questo blocco? Beh, per non attivare tutto il circuito e sfasarlo durante la costruzione ho lasciato di proposito un blocco da lasciare qua sopra sotto l'osservatore di fianco all'input. Ok, in questo modo adesso quando premiamo il bottone tutto dovrebbe funzionare correttamente. Esatto, e con sempre questo blocco ritardato. Complimenti, bravo, sempre in ritardo. E anche per il secondo tutorial è tutto, sto registrando già da mezz'ora, vi rendete conto quanto ci si impiega? Vabbè, per l'ultimo ho una piccola facilitazione. Avevo creato questa cosa, la conoscete? È la schematica mod. Questa mod vi permette di avere dei blocchi fantasma. In questo modo dovrebbe essere molto più semplice per me creare il tutorial. Almeno, spero. Per questo circuito che è quello da me realizzato questa mattina servono 5 blocchi da costruzione, un blocco di input, 13 osservatori, e qua sono un bel pop, però dovete ammettere che la sincronizzazione viene prima di tutto, 2 blocchi d'estetica solo per coprire il circuito, un dropper, un bottone, un repeater, 2 filamenti di redstone, 11 sticky piston, un pistone normale, 9 blocchi estetici solidi e 4 blocchi di slab, possiamo chiamarli blocchi di slab, vabbè, ci siamo capiti. Prendiamo un dropper, 5 blocchi da costruzione normale e un blocco di input, che alla fine è un blocco di solido normale, ma non fateci caso. Prendiamo i soliti 2 blocchi di riferimento, poi volendo potrei costruirlo così. Nah, più complicato. Poi da questo blocco di riferimento a sinistra scendiamo di 3 blocchi, quindi 1, 2 e 3. E togliamo quelli sopra di supporto e facciamo questa forma molto carina qui, di cui questo blocco però deve essere di input. Vabbè, cambia nulla per voi perché probabilmente utilizzerete tutti stone brick. Poi prendiamo il dropper e lo mettiamo qua a uno di distanza e uno più in alto, in questo modo qui. Passiamo alla seconda fase, quella un po' più complicata, e 13 osservatori, sono veramente veramente tanti, soprattutto da piazzare nella posizione corretta. Quindi partiamo dall'input, di fianco ci deve essere una faccina che guarda verso l'alto, quindi la mettiamo in questa posizione qui. Dopo mettiamo un osservatore che guarda questo osservatore che abbiamo appena piazzato. In questo modo qui. Poi successivamente andiamo in questo buchetto e cerchiamo di piazzare un osservatore in questo buco che si è creato, in questa posizione qui, che guarda l'osservatore che avevamo appena piazzato. Complicato, però non volevo mettere questo blocco in una seconda fase perché è complicato. Allora, mettiamo un altro osservatore che guarda il dropper appena posizionato e ne mettiamo un altro che guarda l'osservatore. Mettiamo un osservatore che guarda il dropper appena posizionato dal basso e successivamente un osservatore che guarda l'osservatore che abbiamo appena piazzato che guarda il dropper. Abbiamo capito? Insomma, è complicato, l'ho creato io, è per quello che è complicato. Mettiamo due osservatori, uno di fianco al blocco di riferimento a sinistra e uno appena qui sotto, nella stessa direzione.
Successivamente mettiamo un pillar di due blocchi sotto il blocco di riferimento di sinistra, mi raccomando, perché in quello di destra bisogna fare un movimento strano, come se il primo guardasse il dropper ma con un blocco di distanza. E successivamente guardiamo un osservatore che guarda l'osservatore che abbiamo appena piazzato, che punta all'interno del blocco di riferimento di destra. Capito tutto, vero? Ecco, è difficile! Abbiamo quasi finito. Mettiamo un osservatore che guarda il blocco di riferimento di destra e uno che punta nella direzione opposta a uno di distanza. E in questo modo qui è più facile guardarlo, lo ammetto. Oh. E dopo questo passaggio degli observer che mi ha richiesto tipo 7 minuti, perfetto, per voi saranno tipo 20 secondi, soprattutto lo scioglilingua dell'osservatore che guarda l'osservatore, vabbè. Ci serviranno adesso un ripetitore, due filamenti di redstone e un pistone normale. Il pistone normale direi di piazzarlo subito qui verso l'alto. Piazziamo i due filamenti di redstone, uno sopra l'input e uno in diagonale, e poi il ripetitore ha 4 tick in questa posizione qui. Non badate se si attivano pistoni, tanto è completamente normale e non si sfasa nulla. Passiamo ora a gli 11 pistoni. Ne posizioniamo uno sempre come sempre per la torch key in questa posizione qui e un altro in questa posizione qui, che sono uguali per tutti. Posizioniamo un altro pistone appiccicoso di fianco al dropper in questa posizione. Ne mettiamo uno sotto a questo observer che guarda il nulla in questa posizione qui. E dal pillar di riferimento di destra andiamo sotto e praticamente dove c'è questo osservatore che guarda il nulla, appena di dietro ci mettiamo un pistone in questa posizione. Troppo complicato da spiegare. E poi ci restano solo gli osservatori che fanno il doppio estensore doppio e uno che crea il singolo estensore in questa posizione qui. Ormai mi sono stufato di fare tutorial, dovete capirmi. Intanto c'è Brubri online, bruschetta. LOL! E per l'ultimo passaggio dell'ultimo tutorial ci servono 9 blocchi da costruzione solidi, un bottone, 2 blocchi di vetro e 4 blocchi di slab. Innanzitutto mettiamo il vetro come prima, in queste due posizioni, come sempre. Mettiamo 4 blocchi in questa posizione qui, 4 blocchi in questa posizione qui, mettiamo qua in modo da formare la L e la usiamo come supporto per mettere le 4 slab. Infine ci manca solo il bottone da mettere sul blocco di attivazione. E così il passaggio sotto la scala è completato! E vai! Ci ho impiegato un bel po'. E quindi per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video tutorial su redstoner.com. E se avete voglia di vedere altre porte o altri circuiti, mi raccomando, consigliateceli e dopo io e Brubri provvederemo a farli, giusto? Esattamente, e mi raccomando, ricordatevi di mettere un bel mi piace a questo video. E vai, perché se raggiungiamo i 100 mi piace, Brubri porta lo speciale sul suo canale dei 2000 iscritti. Finalmente! No, forse no, cioè non lo so ancora, ci sto lavorando. Ancora? Ma basta, è da 2 anni che ci lavori. Forse. Dai. Comunque, a parte gli scherzi, sostenete la serie su redstoner.com. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao. Skip it up.